Ecco, e allora noi eravamo arrivati a comunicazione, è successo. Ma lei così dove si trova? Un attimino. Bene, allora possiamo iniziare. Vediamo un po', condividi la finestra e poi, come al solito, ormai siete già pratici, che vi lascio poi lo spazio per gli interventi. La seconda mezz'ora, eccola qua, ci siamo. Vedete le slides, giusto? Sì. Perfetto. Allora. Dunque, noi eravamo arrivati qua, chiaramente non possiamo, non so se vi ricordate, spero di sì, ma non possiamo tornare a rifare sempre tutto dall'inizio. Noi eravamo arrivati qua, vi ricordate, missione comunicazione, c'erano le cose da fare e non fare per una comunicazione di successo. Vi ricordate, queste erano le vecchie slides. Ecco, quindi noi riprendiamo da qua e andiamo avanti. Da qua. Anzi, da qua. Le emozioni giocano un ruolo importantissimo nella comunicazione e chi sa gestirle ha maggiori chance di comunicare in modo efficace. Il relatore che non sa tenere a bada la propria paura di parlare in pubblico, per esempio, correrà maggiormente il rischio di fare una scena muta. Ma anche chi è troppo entusiasta del proprio progetto potrebbe avere difficoltà a comunicarlo in modo efficace. Sempre vi ricordate che potete segnarvi o fotografare la slide di cui volete discutere o tenerla a mente o prendere appunti, ne so, poi ne parliamo dopo la seconda mezz'ora. Perché? Allora, in modo efficace perché rischierà di perdere la vista alle reali esigenze del destinatario. La persona che si prepara a negoziare un aumento di stipendio con acredine dovuta a ripetuti rifiuti difficilmente troverà il modo giusto per far percepire il proprio reale valore. Questi sono alcuni esempi che dimostrano quanto la capacità di gestire le proprie emozioni possa fare la differenza quando si vuole comunicare in modo efficace. Quindi ci chiediamo quali sono gli elementi chiave per la gestione delle emozioni. La fisiologia, il focus e il linguaggio. Tre. Fisiologia, focus e linguaggio. Adesso li vediamo brevemente e quindi per gestire le proprie emozioni, per comunicare meglio, prima di tutto la fisiologia. Da cosa capisci che la persona con cui stai parlando è depressa o triste? Con tutta probabilità la testa è bassa, lo sguardo a terra, le spalle ricurve, la respirazione superficiale è un po' accelerata, i movimenti lenti, privi di energia, il volume della voce è basso e il tono monocorde. Di contro, capisci subito che se il tuo interlocutore è felice e ben disposto nei tuoi confronti. Solitamente ha una postura eretta, il volto è sorridente. Vi ricordate quando abbiamo fatto la comunicazione non verbale? Ci sono più di 15, 15 tipi di sorrisi diversi, ma quello autentico è solo uno solo e si chiama. No, non è questo. Ecco, questo sì. È il sorriso Duchesne. Si chiama. Vabbè, comunque, se volete lo riprenderemo, o anche nella discussione. La persona quindi ben disposta, ha una postura eretta, sorridente, storace aperto, una gestualità che tende ad espandersi verso l'esterno, un volume e un tono di voce brillanti. Gli stati d'animo si riflettono, la fisiologia della persona, trasformandosi in precise posture e movimenti, in una maggiore o minore tensione muscolare, in una respirazione di un certo tipo. Tuttavia, la cosa importante nella quale dobbiamo diventare consapevoli è che è altrettanto vero anche il procedimento inverso, ossia che l'uso che facciamo del nostro corpo condiziona fortemente gli stati d'animo. Non è infatti neurologicamente possibile provare un grande entusiasmo con la fisiologia della depressione e viceversa. Ciò significa che possiamo, questa è la buona notizia, usare la nostra fisiologia per modificare i nostri stati d'animo. Quindi se voglio sentirmi più contento o tirarmi su, sorrido, apro le braccia, faccio così e quello che faccio fisicamente si riflette poi mentalmente. Viceversa, è difficile essere contenti se io tengo la testa bassa, mi metto così. Ecco, quindi ciò che il corpo riflette
un po' inganna, diciamo, se non è proprio lo stato d'animo, la mente, e ovviamente ci interessa sentirci bene. Quindi, se vogliamo sentirci bene, magari abbiamo qualche difficoltà, possiamo sorridere, possiamo fare così, possiamo fare. Ecco, quindi questo ci aiuta perché la fisiologia del corpo si riflette sulla mente. Potete provare così, così vedete che è proprio così. Pensa a cosa fai quando cerchi di controllarti per evitare di cadere in emozioni negative come la collera, la rabbia, no? Cosiddetta, nervosismo e stress. Respiri profondamente, magari contando fino a 10 prima di parlare. Cerchi di assumere una posizione rilassata, è un'espressione sorridente. Sorridere aiuta a entrare in uno stato d'animo produttivo che dà accesso alle risorse necessarie per affrontare il problema. Quindi, quando vedete le pieghettine qui. Questo è un po' falso. Quando ci sono queste pieghettine qui, il sorriso molto aperto e dura al massimo 3 secondi, non 10, allora è un sorriso autentico, un Duchesne si chiama. E dunque è fondamentale diventare più consapevoli di come il nostro corpo condizioni la nostra mente. Modificare la postura, l'espressione facciale, i movimenti scatenano automaticamente dei cambiamenti nei processi biochimici dell'organismo, modificando il flusso sanguigno del cervello, il livello di ossigenazione encefalica e il passaggio dei neurotrasmettitori. E tutto ciò ha come conseguenza un immediato cambiamento nelle emozioni e quindi del comportamento. Gli anglosassoni dicono che emotions are created by emotions, ovvero che le emozioni sono create dal movimento. Movimento e o estensioni verso l'alto aiutano la circolazione sanguigna e producono emozioni piene di risorse del tipo mi sento su, mi sento euforico, come abbiamo detto prima, no? Contrazioni, movimento verso il basso, testa bassa, ma non soltanto, no? Tendono a restringere i vasi sanguigni e creare emozioni senza risorse, del tipo mi sento giù, depresso, no? Infatti il basso è qualcosa di negativo, l'alto è qualcosa di positivo nella nostra immaginario. E qui faccio sempre il solito collegamento anche a religione e società, l'altro corso, un po' di pubblicità. Infatti noi diciamo che il paradiso è in alto, il cielo, e l'inferno è in basso, no? Perché alto e basso sono due proprio emozioni diverse completamente. Verso l'alto è positiva, verso il basso è negativa. Anche se ovviamente in quell'ambito di cui parleremo magari nella prossima lezione non ci sono un alto e un basso, cioè c'è tutta un'altra dimensione. Ok, quindi. Se devi affrontare una telefonata impegnativa, dove vuoi trasmettere sicurezza ma al tempo stesso disponibilità, ecco, quindi appunto blocchiamo il telefono, che è appunto, appunto, ma al tempo stesso disponibilità, assumi una posizione eretta e sorridi. Anche se l'altro non ti vede, potrà percepire questi dettagli dal tuo tono, perché quelle posizioni si sono tradotte in emozioni e emozioni hanno trovato espressione nel tono. Quindi anche la telefonata non è una video call con Zoom, con Meet, ma è soltanto audio. Però nel momento in cui mi metto in una postura, in una posizione positiva, l'altra persona sente il tono di voce che cambia. Ok, benissimo. Se devi fare una presentazione e senti la tensione che sale, scrolla le spalle, di solito quello è il punto dove la tensione si accumula. Se vuoi fare una dichiarazione alla persona che ami, ma sei troppo nervoso, prendi un bel respiro, pieni i polmoni, fai dei movimenti per lasciare andare la tensione, sfodero il più bel sorriso che hai nel tuo repertorio. Ecco, per chi non ha mai visto l'aula di Unitrea, la state vedendo là dietro di me, che sto facendo un bel sorriso Duchesne, lì, quando si poteva andare ancora in aula. Eccolo lì. Allora, focus. Le nostre emozioni dipendono da ciò su cui ci concentriamo, su cui concentriamo la nostra emozione. Attenzione, anzi, scusate. Quindi, se quando comunichi con una persona che non ti va a genio, ti concentri su ciò che vi separa, le differenze o mentalità, su ciò che non ti piace di questa persona, continuerai ad alimentare emozioni negative, che potrebbero portarti a reagire e a non trovare le risposte giuste per entrare in rapport con lei. Ricordate il rapport, questo almeno credo che l'abbiamo capito che cos'è il rapport. Entrare in sintonia con l'altra persona è il rapport, anche se non siamo d'accordo, eh?
non faccio poi sempre il solito esempio, non lo faccio più. Rapport crea una sintonia, mi metto nei panni dell'altra persona. Questo si fa sia con le parole, ma anche con la comunicazione non verbale, anche con gli atteggiamenti. Se la persona, per esempio, la comunicazione paraverbale, se la persona parla lentamente, io parlo lentamente. Se la persona parla più velocemente, parlo più velocemente. Se usa certe espressioni, cerco di riprodurle, senza scimmiottare. Però, ecco, oppure addirittura abbiamo visto anche fisicamente, se la persona si mette così, io poco alla volta mi metto così anch'io. Bisogna farlo in maniera delicata, ovviamente, perché la persona, questo sarebbe oltre che rapport anche mirroring, la persona si riconosce, naturalmente va fatto con saggezza. Avere il focus giusto sono con chi comunico, qual è il mio obiettivo, quali sono i punti di contatto con il mio interlocutore, cosa mi piace di lui o di lei, come posso entrare facilmente in sintonia con lui o con lei. Quindi questo è il focus giusto per una giusta, buona comunicazione, queste domande che uno si fa. Le parole che usiamo all'interno della nostra mente per esprimerci con gli altri influenzano potentemente le nostre interpretazioni degli eventi e conseguentemente le nostre emozioni e le nostre azioni. E addirittura gli avverbi, questo l'avevo fatto nel mio ultimo libro, adesso andiamo avanti, non vi faccio vedere, nel giornalismo. Anche un avverbio, no? Quindi se io metto addirittura il capitano non sapeva qual era la rotta, quindi quella addirittura rinforza la situazione, no? Se io dico il capitano non conosceva la rotta, vabbè, questa è una news, ma se io dico addirittura, già la rinforza semplicemente con l'avverbio addirittura, no? Con le parole comunichiamo i nostri stati d'animo, le nostre idee, le nostre convinzioni agli altri, ma anche e soprattutto noi stessi, e non soltanto con le parole. Qui stiamo parlando delle parole. Le cose che ci diciamo costantemente e intensamente, poco per volta, diventano nostra realtà. L'abbiamo visto, per esempio, la comunicazione non verbale, se uno tiene la testa bassa, così, tono, questo già io sto comunicando qualcosa senza dire una parola sola. Vi ricordate? Non si può non comunicare. Questo è il primo assioma fondamentale di Paul Watzlawick e anche della PNL, e io comunico comunque, qualsiasi cosa dica, non dica, se sto in silenzio, perché noi non siamo soltanto parola. No? Ripetersi in continuazione espressioni tipo quando comunico sono impacciato, lui non mi ascolterà mai, nessuno mi capisce, questo è il dialogo interiore, si chiama, vi ricordate? Non ci pone certamente in uno stato d'animo produttivo. Queste espressioni esercitano una potente opera di convinzione nei confronti della nostra mente. È incredibile, ma vero. Quello che io mi dico o penso lo stesso, perché io il pensiero è praticamente comunicazione già all'interno di noi con le parole. Di solito io penso nella stessa lingua in cui mi esprimo, no? Quindi se io mi dico queste cose hanno un potere sulla mente. Tenderà a identificarsi con quelle espressioni. In precedenza abbiamo avuto modo, vi ricordate, di parlare del potere ipnotico delle parole, che ricordate quell'espressione se l'è ripetuto così tante volte che ha cominciato a crederci. Vi ricordate? Se uno mi dico, io ormai questa impressione, questa espressione, no, non posso, allora la mente comincerà a credere veramente che non è così. Oppure mi metto in mente situazioni che poi alla fine si realizzano, ma non perché è magia, ma perché io mi metto in una condizione mentale che le cose vadano bene o vadano male. Vi ricordate come si chiamava questo? Facciamo il quiz anche così. E è qualcosa che è riconosciuto anche dalla psicologia clinica ufficiale e che si chiamano profezie autoavverantesi, che non è affatto di magia. Questa giornata andrà male, questa giornata sarà un disastro perché non riuscirò a superare l'esame. E di fatti succede così perché io mi metto in una condizione mentale affinché si realizzi quello che io penso. Incredibile, ma vero. Proprio psicologia, profezia autoavverantesi. La capacità di gestire le emozioni dipende dunque anche dalla padronanza del linguaggio e la capacità, tramite il linguaggio, di dipingere le nostre rappresentazioni della realtà utilizzando tinte vivaci e cariche di luce.
non intossicarti con queste espressioni, sia pensate che dette. Sono stressato, sono preoccupato, sono deluso, che poi magari è anche vero, però sono amareggiato, sono stanco. Poi ci sarebbero, vi ricordate, così così, bene, pochi alla grande, super in forma, non ci siamo mai. Ci sono persone che sono già stressate e stanche prima di prima mattina. Volete altri esempi negativi? Quante volte vi capita di sentire frasi simili a queste? Non ce la farò mai, è impossibile, tanto non ci riesco, non posso farci niente, ormai, e tutte quelle cose che abbiamo già detto. Ci sono buone probabilità che l'incantesimo funzioni, la profezia si avvera. Ecco, profezie autoavverantesi, questo è proprio della... Anche se noi facciamo qui la PNL, la programmazione neurolinguistica, invece è proprio la psicologia proprio ufficiale riconosce queste profezie autoavverantesi. Chi continuerà a ripetersi questi incantesimi, tra virgolette, dei potenzianti, anche se dice di non dare troppo peso a quelle parole, consentirà questi sortilegi di echeggiare nel proprio cervello, ipnotizzandolo. È incredibile. Cioè, bisogna stare attenti a quello che ci diciamo, no? Magari noi lo diciamo senza troppo pensarci. Questa è stata una giornata, o sarà una giornata dura, difficile, questo non mi motiva, non mi potenzia. Tutto quello che diciamo, le parole prendono, come dire, vita. Pensate che l'espressione abracadabra non è soltanto nei cartoni animati del mago o del maghetto, ma abracadabra è un'espressione in aramaico, la lingua che parlava Gesù, è abracadabra, cioè io realizzo come parlo, pensate, vuol dire proprio quello, ed è un'espressione di aramaico proprio, la lingua che parlava Gesù. Esistono altri tipi di frasi depotenzianti, quelle che rafforzano un'identità limitata di noi stessi, ci rendono incapaci di cambiare noi stessi, di migliorarci. L'unica trasformazione che creano è quella di trasformare noi stessi nel nostro più grande limite per la nostra crescita. Sempre queste sono le convinzioni limitanti, si chiamano, no? Vi ricordate? Con me non funziona, non cambierà mai, non fa per me, sono fatto così. Ci sono le frasi alle quali si concentrano nello specifico. Mi fai arrabbiare? E lo so che sono cose che vengono magari spontanee da dire, però cosa vuol dire? Perché non va bene dire mi fai arrabbiare? Perché io sto dando tutto il potere all'altra persona di farmi arrabbiare. La persona mi fa arrabbiare se io le permetto di farmi arrabbiare. Cioè, il potere è totalmente sull'altra persona. Mi hai fatto sentire uno stupido. Nessuno può farti sentire uno stupido se tu non lo vuoi. No? Perché mi fa sentire uno stupido perché io do retta e faccio mia quell'espressione che mi viene detta. No? Che posso farci se sono giù? Cioè, io non ho nessun potere su me stesso in questo caso. Il brutto tempo mi rattrista, quindi il potere, il tempo ha un potere, l'atmosferico ha un potere su di me. Così sto dichiarando la mia debolezza, no? Sto dichiarando che io sono in balia degli eventi. È un po' credere alla fortuna, alla sfortuna di cui abbiamo già parlato e parleremo ancora, no? Credere alla fortuna vuol dire che io non ho una capacità, una libertà sugli eventi. Hanno in comune e quindi non ho nessuna responsabilità. Mi tolgo anche la responsabilità, abbiamo detto che è una cosa negativa. Chi non assume la propria responsabilità o è un adolescente oppure se è un adulto è responsabile e quindi non è credibile. Hanno in comune il messaggio che i nostri stati d'animo non dipendono da noi stessi ma dall'esterno, appunto. Teoricamente ci stiamo indirettamente autoconvincendo che non abbiamo nessun potere sulle nostre sensazioni. Tutte queste frasi che ci ripetiamo fanno parte del nostro dialogo interno, interiore, dialogo interiore, ricordiamo queste espressioni di PNL, a causa del controllo che non abbiamo sul nostro vocabolario e della disparità tra le parole negative e quelle positive che abbiamo a disposizione, finiscono per prevalere la negatività e a cascata tutte le convinzioni limitanti del caso. Se il nostro dialogo mentale, dialogo interiore, utilizza spesso e volentieri parole negative, si creano delle convinzioni che possono limitarci e bloccare la nostra
crescita umana, professionale, si cresce tutta la vita, non soltanto per chi deve crescere fisicamente. Quanto siamo consapevoli delle parole che usiamo? Per controllare consciamente la nostra vita dobbiamo essere consapevoli del nostro vocabolario abituale, per migliorarlo di giorno in giorno, essere sicuri che rappresenti per noi un valido strumento per raggiungere la destinazione voluta e non quella dove preferiremmo non andare. Ho messo un M di meno, ma preferiremmo. Servono consapevolezza e controllo. Quando comunichiamo con gli altri o con noi stessi, perché noi comunichiamo anche con noi stessi, tendiamo a decidere in fretta quali parole usare. Non ci pensiamo troppo, involontariamente creiamo delle espressioni preferite e gli stampi che modellano e trasformano la nostra esperienza di vita. E quindi ci autoconvinciamo. Quindi questo è un problema, perché non si tiene conto dell'impatto provocato dalle parole che abitudinariamente escono dalla nostra bocca o vagano nella nostra mente. Le persone non controllano il proprio vocabolario e impiegano particolari parole o reagiscono di conseguenza perché ormai sono abituate a usarle. E purtroppo queste possono essere deleterie per la buona comunicazione e ovviamente anche per il successo. Quindi bisogna stare attenti a quello che diciamo e ci diciamo. Ma poi ci si abitua, non è che... I guai, per esempio, arrivano una volta che cominciamo a etichettare continuamente ogni singola esperienza negativa con parole che hanno un'enorme carica emotiva negativa. Ad esempio, depresso, insicuro, infuriato. La verità è che queste parole non sono in grado di riflettere l'esperienza reale. Lo fanno nel momento in cui timbriamo la nostra esperienza e il nostro stato d'animo con l'etichetta che decidiamo di usare. Il modo in cui cataloghiamo attraverso le nostre parole che fa apparire differenti e scegliere consciamente le parole che utilizziamo per descrivere i nostri stati d'animo è necessario per smettere di creare più sofferenza di quanto non sia effettivamente giustificabile o appropriata alla situazione. Per esempio, ci sono frasi che motivano, no? A combattere. Adesso lo stiamo sentendo praticamente tutti i giorni, no? Slava Ucraini, gloria all'Ucraina. Ecco, quella è un'espressione finale che rafforza, no? A un'altra abbiamo già visto il video, credo, magari lo rivedremo perché è molto bello. Qui c'è la storia, vi ricordate, di quel non vedente che pone il cartello per terra, e tutti passano, danno qualche monetina. Poi arriva quella signorina che cambia il cartello, lo riscrive e da quel momento arrivano molte più offerte a quel mendicante. Lui aveva scritto «Sono cieco, aiutatemi», che vabbè. Questa è una news, ma non è emotivamente toccante questa, sono cieco, aiutatemi. La frase riscritta è «Oggi è una bella giornata, ma io non posso vederla». Altra espressione, per esempio, «Ho bisogno di soldi». Beh, la frase motivante è «Voglio creare liquidità». Pensate come cambia anche il sentimento che è «Ho bisogno di soldi». Magari è anche vero. Voglio creare liquidità. Il cervello si mette in moto per dire, va bene, cosa posso fare per? Cambiando le sensazioni prodotte dalla nostra mente, alteriamo biochimicamente il nostro corpo. L'uso del vocabolario trasformazionale non si limita a diminuire l'intensità delle emozioni negative, ma anzi, il suo migliore utilizzo è proprio quello contrario, amplificare notevolmente le nostre emozioni positive. Magari nella prossima lezione vedremo qualche parte del nuovo libro che vi invito ad andare a cercare anche sul mio sito, che oggi non abbiamo tempo, dove ci sono delle espressioni proprio particolari che hanno un potere, sembra incredibile, ma è proprio così. Uno stato di collera può essere la chiave necessarie per spingerci al cambiamento. In certe situazioni le emozioni negative possono essere quindi molto importanti.
Ciò che devi capire, dobbiamo capire, è che non devi vivere senza emozioni negative. Questo no, è impossibile, non è neanche salutare, ma che bisogna perseguire l'obiettivo di vivere il più possibile in stati d'animo più produttivi e potenzianti, così da provare minor dolore e maggiore piacere. Sono quegli stati di benessere che Anthony Robbins, famoso coach, chiama col nome di Peak States, ossia stati di picco. Questi rappresentano lo stato emotivo in cui provi una sensazione costante di forte autostima, sicurezza in te stesso, prontezza di riflessa e profondità di riflessi e attenzione. Questo si chiama, il tempo è già scaduto, devo darvi la parola, vocabolario trasformazionale. E serve per creare degli incantesimi, tra virgolette, positivi, parole e frasi che ripetute nella nostra mente con la giusta intensità emotiva possono condizionare la nostra mente in modo positivo e quindi spingerci ad agire di conseguenza per migliorare la qualità della nostra vita. Un'altra fantastica applicazione del vocabolario trasformazionale è la creazione di domande potenzianti. Oddio, e quali sono queste domande potenzianti? Le domande sono uno strumento potentissimo per orientare il nostro focus, e il focus è il vero ingrediente segreto del successo. C'è un'espressione fondamentale che se me, cioè un'espressione, non è un'espressione, è una parola soltanto. Quando hanno fatto l'esperimento, no? In un ufficio, devo usare la fotocopiatrice, posso, c'è una fila, no? Sì, sta, è il momento della fotocopia, no? L'impiegata. Se io aggiungo un perché, tutto quello che viene dopo il perché è preso autenticamente. Devo usare proprio perché ho un lavoro urgente. Allora io sto motivando, è tutto quello che viene, è incredibile, se volete provare, magari non con la fotocopiatrice, tutto quello che viene dopo il perché mi fa, dà un senso, io spiego, no? E viene preso anche, soprattutto, molto spesso per buono. Sempre che non sia una stupidaggine proprio assurda, no? E il focus è il vero ingrediente segreto al successo, viene dice. La nostra capacità di restare concentrati su ciò che desideriamo, sui nostri obiettivi di vita, dipende dalla possibilità di realizzarli. Le persone di vero successo, ecco, hanno una fantastica capacità, che si può allenare, questa è la buona notizia, di focalizzare la propria attenzione sui propri obiettivi e limitare al minimo ogni fonte di disturbo. Le persone di vero successo, in qualsiasi ambito della vita, a qualsiasi livello, non pensiamo a... sanno focalizzare la propria attenzione su ciò che le fa stare bene, su ciò che permette di mantenere lo stato emotivo giusto per raggiungere i propri obiettivi. Le persone di vero successo sanno che ciò su cui si focalizzano, dove andiamo a porre l'attenzione, diventa la nostra realtà. È già scaduto il tempo? Già, qui c'è già parecchio da dire. Va bene, allora arriviamo qua. Ci ricordiamo questo slides. Prova a pensare a una situazione problematica. Metti che sei incappato in un contrattempo, ti poni la domanda: perché proprio a me? Eccolo lì. No? La sfortuna. Il cervello si metterà immediatamente a ricercare una risposta che potrebbe andare dal perché me lo merito al perché sono sfortunato. E questo è sbagliato. Le domande che ci facciamo, ovviamente le parole che utilizziamo per formulare tali domande, determinano su ciò che ci concentriamo e sono il modo più veloce che abbiamo per orientare il nostro focus o quello di qualcun altro. E quindi lasciamo qui adesso l'ultima per il vostro spazio. La persona che in una comunicazione pone domande detiene il controllo della comunicazione, ricordiamocelo. Della comunicazione guidando, quando possibile, il proprio interlocutore dove meglio credere. Perché accade questo? La cosa importante di cui prendere coscienza è che il nostro cervello cerca sempre risposte che gli vengono fatte, prima e poi le trova. Quindi è importante che le domande siano giuste, no? Non perché capita a me o perché sono sforzo, perché poi trova risposte mentalmente sbagliate, no? Bisogna
porci delle domande, come posso fare per migliorare, ad esempio, questa è una domanda positiva. Ok, interrompiamo condivisione e lasciamo la parola a voi, che siete ancora lì, meno male. Ok, prego. Allora, quindi abbiamo sempre il nostro spazio, che so che è importante, no? Quindi, cosa ne pensate di quello, cosa vi ha colpito, quello che abbiamo detto? E già questa è una domanda di PNL, perché io do per scontato che ci sia qualcosa che vi abbia colpito. Se io domandavo, vi ha colpito qualcosa? C'è la possibilità che uno dica, no, mi ha colpito niente, anzi mi sono annoiato. Ma se io dico, che cosa vi ha colpito? Già la cervella mi dice, ma allora ci penso. Anche nella pubblicità, ad esempio, l'avete già vista, pubblicità sbagliata, se lo provi, stroperai la qualità del nostro prodotto. Nessun copy intelligente farebbe, infatti non lo fanno, farebbe mai una frase del genere in una pubblicità, che costano anche tanto. Perché? Perché già l'ha scontato la possibilità che io non lo provi. Provalo e scoprirai la qualità. Non se lo provi, scoprirai. Se, non c'è niente se. Provalo e scoprirai la qualità. Ok? Se lo provi, c'è la possibilità che qualcuno non lo provi proprio. Devono essere motivanti e positive le frasi. Quindi, che cosa vi ha colpito in quello che abbiamo detto? Di cosa volete discutere in quello che abbiamo detto? No, c'è qualcosa che vi è interessato? No. Prego. Mi ha colpito un certo sbilanciamento sulla negatività, cioè porsi nella dimensione mentale di non farcela, di non riuscire, e trovo che nella realtà, almeno non è mai capitato, se non raramente, ma nella realtà mi sono trovato invece a, tra virgolette, combattere la negatività di altri, cioè provare a cercare di smontare magari chi vedeva tutto nero, chi era in depressione, o chi magari cercava di coinvolgermi nelle sue paturnie negative. Ecco, questa è la riflessione che ho fatto leggendo quelle slide e ascoltando la tua relazione. E quindi con una persona così già negativa è difficile comunicare con questa persona. Infatti abbiamo ricordato 2 settimane fa nell'ultima lezione che il lamentarsi già allontana molto, il lamentevole, no? E anche l'altro assolutamente disastroso, quello che non si assume le responsabilità. È sempre colpa di qualcun altro, della società, degli eventi, insomma, che magari a me può anche essere relativamente vero, ma vuol dire che non si assume mai la responsabilità. Abbiamo detto che non è una cosa da adulti, mentre credo fino a sì, 16 anni, circa 17, 15. Allora è normale dall'adolescenza. Ma nella vita adulta no. Cioè, una persona irresponsabile, cioè non risponde, è responsabile, non risponde delle proprie azioni, pensieri, frasi, cose. Ecco. Poi, Guido, interrogazione. Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Giovanni. Effettivamente, penso che sì, la maggior parte delle persone è insoddisfatta, e anche se non lo è, ha questo atteggiamento di richiedere supporto, richiedere qualcosa, lamentarsi di qualcosa. Effettivamente sono abbastanza d'accordo. È un atteggiamento, poi magari è vero, nella vita forse momenti in cui siamo, come dire, più felici, magari sono un po' di meno della routine, però è anche un atteggiamento, perché magari uno può avere un problema grave, per carità, e succede. Però c'è un'insoddisfazione di fondo, per cui non si è mai contenti. E questo avviene, cioè lo trovi tanto nel mondo del lavoro, penso, intanto, però anche nelle relazioni amichevoli, no? Uno viene di più a dirti,
cosa non va che quello che va. Anzi, forse chiama di più quando non ha bisogno, viceversa, no? In generale. Quindi questo sicuramente. Per il resto, niente, tutte le cose sono cose razionali, giuste, eccetera. Poi è chiaro, perché uno abbassa la testa? Non credo lo faccia apposta, no? Rientra un po' in quello di cosa facevo forse un pochino prima, no? Che ci si sente sempre a volte un po' inadeguati, si ha paura, si pensa di avere un atteggiamento più umile, anziché un atteggiamento più propulsivo, più ottimistico, anche più scherzoso, insomma, prendere anche le cose con un giusto equilibrio tra serietà e anche tra leggerezza, insomma. No? Per cui se un professore fa una lezione di filosofia platonica, deve essere piuttosto, come dire, mesto, no? Mesto, mesto. Per dir poco, anziché magari renderla un po' più leggera. La filosofia epicurea deve essere invece molto più frizzante. No, parlando di questi temi invece si riesce a essere non più leggeri nel senso più superficiali, però anche un pochino più disincantati, no? Più, che però fanno pensare poi, non è tanto il tono che rende la cosa seria o faccetta, è contenuto secondo me. Gli elementi del carisma sono tanti, per esempio adesso, adesso siamo in videochiamata. Vi esprime più attenzione da parte mia se faccio così o se faccio così? Beh, è chiaro, non c'è dubbio. Perché molte però io mi ponevo... C'è il problema di tante persone che non guardano dove c'è il pallino rosso o verde della webcam. Perché se io guardo lì vuol dire che ti sto guardando negli occhi. Ma se io guardo qua, controllare... no. Ed è, dà molto più impatto guardare, se io guardo lì sto guardando negli occhi la persona, e quindi vabbè, questo bisognerebbe già essere abbastanza chiaro ormai con lo smart working. È vero, però detto così sembra un attimo, poi lascio la parola a Elisabetta. Certo, sentiamo. Anzi, doveva parlare lei per prima, ma oggi non siamo calati. No, devo dire, è verissimo, sì. Però allora uno si chiede, ma perché uno un atteggiamento del genere? Perché effettivamente non so, non prova entusiasmo per quello che dice, fa una cosa che interessa relativamente, non vuol comunicare granché, è obbligato, dice qualcosa, non so se mi sono spiegato, no? Perché sì. Come tecnica va bene, ma la tecnica deve anche un po' riflettere uno stato d'animo, penso, perché sì, sennò sì, è difficile, sì, no? Sì, sì, è difficile ridere se uno è triste dentro. Abbiamo visto che dovrebbe, quello ci tira su. Vabbè, provate voi se non è vero, se non ci credete, ma quando non va, provate anche se siete da soli. Anche qua. Certo, magari non viene fuori proprio un sorriso Duchess, che abbiamo detto, tra quei 15 sorrisi soltanto uno autentico, massimo 3 secondi, con le, anche quello, difficile riprodurlo in maniera finta. No, c'è chi sa farlo, infatti guadagna bene come attore. Autrice, però di solito le persone non sanno riprodurre un sorriso autentico, cioè il sorriso Duchesne, lo fanno quando sono veramente contenti e quando vedono qualcuno di cui sono entusiasti incontrare, no? E quindi provate a fare sorridere così e vi tirate un po' su. E poi comunque noi siamo complessi perché abbiamo un sacco di sensazioni, emozioni, stati d'animo che influiscono sulla comunicazione continuamente. Bisogna farne conto, si può controllare questa cosa, si può abituarsi a essere bravi comunicatori. Riescono a equilibrare queste cose e questo è ancora più importante che fare finta, perché magari l'attore fa finta e sa riprodurlo però quella è una finzione, mentre la persona autentica, se anche magari in una situazione difficile, riesce in maniera genuina a non farla pesare sugli altri, essere buono com'è, questa io direi che invece è quella la cosa più importante, no? Ecco, allora Elisabetta voleva intervenire, vero?
Sì, certo. Do per scontato che vuole intervenire. Non volevo necessariamente intervenire per prima, non mi importa dell'ordine di intervento, anzi quindi... preferisco prima riflettere un po' su quello che abbiamo visto, perché effettivamente è tanto, è troppo, ed è forse anche troppo, perché gli argomenti su cui riflettere sono tanti. Vabbè, così dei flash. Quando lei ha chiesto mi vedete meglio così o così se abbasso gli occhi, insomma, ecco, mi è venuto in mente il nervoso che mi veniva quando in udienza il giudice dormiva, oltre che abbassare gli occhi li chiudeva. Giuro, mi è capitato più di una volta. E io cercavo, qualche volta andavo avanti, qualche volta mi interrompevo, silenzio, volevo vedere se il giudice apriva gli occhi. Cioè, giuro. Un'udienza dopo pranzo, magari? O era un orario? No, il mattinato. Alla mattina, proprio. Sì. Cioè, le cose, vabbè. I presidenti dei collegi anzianotti che comunque sì. Dopo anche la mattina non sono molto bravi. Comunque sì, e quella è una cosa frustrante da morire. Se già c'è un po', anche un bel po' di emozione nel dover parlare di fronte a dei giudici, soprattutto se la questione è rilevante, se il problema che ci sta dietro è rilevante per il cliente o per l'amministrazione, insomma, per cui lavoravo, ecco, avere un giudice che non ti ascolta è una roba così frustrante. E così, e quindi, non so, le mie reazioni sono state le più varie. La rabbia che mi fa... essere aggressiva, forse anche troppo, a volte la rassegnazione, ecco, dipende un po' anche dai miei stati d'animo. Coraggio. E poi niente, mi è venuto in mente un altro flash che mi è venuto in mente vedendo le slide, un bel po' di anni fa mi era stato fatto notare che io prevalentemente dicevo quello che non volevo fare, e mi diceva, ma dimmi quello che vuoi fare, non quello che non vuoi fare. E io ci sono rimasta perché non mi accorgevo di questo, ed era, spero, non so, che sia superata, forse non ancora, era una mia caratteristica negativa questa, adesso forse in parte l'ho superata. Infatti nella PNL gli obiettivi devono essere sempre in positivo, non voglio essere più grasso, non è un obiettivo, voglio perdere 5 kg entro il 30 settembre 2022, è un obiettivo con la data di scadenza. Ed iniziano sempre con voglio, quindi l'erba voglio si insegna, spero che nessun genitore lo insegni ai bambini, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. No, l'erba voglio cresce nel giardino delle persone vincenti, perché volere è una cosa importante. Noi diciamo troppo tante volte anche devo, non voglio, perché sembra più educato, sembra più politically correct. Non devo, cioè, ora devo stare attento a non passare col rosso, va bene, ma devo essere, cioè, devo perdere cose che non hanno un dovere. Voglio essere più in forma, è una cosa, devo perdere, posso anche non farlo, non è che sono troppi doveri, noi abbiamo troppi doveri nel modo di parlare, poco voglio. Sembra anche questa una cosa che non so se l'avete notato, sembra più educato, più politically correct, perché volere sembra una cosa, questo vuole, volere è potere, no? Sapete, no? Devo uscire, devo preparare da mangiare, voglio, posso anche farlo tra due, esistono i doveri, ma... abituandosi a dire troppo devo non è una cosa salutare. Magari dire un pochino più di voglio, cosa ne pensate? Ma questa è la mia idea, no? Cosa dite? No, giusto, anch'io ho sempre detto, spesso detto devo.
Una volta me l'ha fatto notare mia figlia, ha ecco. detto: ma sembra che tu devi sempre fare le cose per dovere. Ecco. Ma è vero, Stupendo. Perché io ho sempre passato una vita pensando di avere dei doveri. È vero, sì. Abbiamo anche la volontà, non c'è soltanto il dovere, ci sono i doveri, sì, certo. ma c'è anche no, il voglio, beh, sulle voglio cose realizzare. Che volevo mi sono sempre battuta, certo, è così. Ecco. No, ma queste grazie per oggi perché mi fa bene questa lezione, perché oggi non era una bella giornata. Un po' il clima generale, questa guerra mi stanno creando ecco. tristezza, angoscia per il futuro, soprattutto dei miei figli, delle generazioni che verranno. Poi vabbè, questioni personali, perché sto cercando casa al mare e stiamo vedendo tanti di quegli abusi che dici, per carità, okay. e quindi depressione anche su questo, sotto questo aspetto. E poi vabbè, le stagioni di transizione mi causano dolori e disturbi vari a una certa età, quindi l'umore di oggi non era il massimo e questa lezione mi fa bene. Bene, meno male che grazie. Ci tira su, ecco. Ecco, bene, bene. Abbiamo ancora un po' di tempo per i vostri interventi, quindi... Ah, quello che ha detto prima Elisabetta è un tema interessante, sì. no? Quello che uno si prepara a un qualcosa, spiega, comunica, parla, cerca e c'è chi non lo segue per niente. Ecco, questo è qualcosa che spesso penso capiti, no? C'è sempre, oggi poi con i telefonini, c'è sempre chi guarda il telefono, chi sembra, chi scrive, chi risponde, che tal, effettivamente per uno che deve comunicare qualcosa, e allora non lo so, forse bisogna trovare delle modalità di svegliare l'auditorio, magari si può dire qualcosa, ecco, però dare una scossa, fare domande, forse, è la cosa migliore. Ecco, vuol dire comunica interesse e soddisfa un bisogno fondamentale, che l'altro si senta importante in maniera genuina. No? Far sentire, dare attenzione è far sentire importante, cioè se no uno dice non mi ascolti, cioè, non, e questo è un'altra ulteriore frustrazione, perché poi la persona si apre molto di più quando si sente ascoltata genuinamente, quindi ha importanza. E anche qui non posso non fare l'esempio dell'altra lezione di religione e società, no? Quando Dio stesso dice: ascolta Israele, io sono il Signore Dio tuo, no? Non dice senti, ascoltare è qualcosa che non soltanto con le orecchie ma col cuore, no? Che poi in ebraico è Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema è il verbo ascoltare, no? Da cui deriva Shimon, Shimon, no? Colui che ascolta, o Simona, colei che ascolta. Shema Israel, ascolta Israele, che è molto è più profondo il Shema, non di sentire. Non è solo un fatto uditivo, per noi ascoltare è un fatto, pensiamo che sia un fatto uditivo, no? È l'attenzione profonda, col cuore anche, no? E quando uno ascolta riesce a comprendere anche spesso l'altro, se lo ascolta veramente. E quindi l'attenzione è fondata, centrata sull'altro, no? Non mi preparo a rispondere e controbattere, no. Ascolto profondamente, senza dibattere, no? Anche nelle relazioni commerciali, magari uno non ha ascoltato, dice subito no, perché no, o però non è vero, cioè, subito questo controbattere esclude che si continui in modo positivo, magari continua, ma non continua in modo efficace veramente la conversazione, perché ho già sconfessato già quello che sta... L'altro, io magari non l'ho ascoltato neanche, subito dico no, ho sentito subito che non era d'accordo magari, dico subito no, perché viene spontaneo, perché noi siamo fatti così, no? Invece verrebbe, hai detto XYZ, ho capito bene, sì... Ecco, questo sempre piace molto, se è autentico naturalmente, perché io poi devo dire che cosa ha detto l'altro, se l'ho ascoltato non posso barare, se l'ho ascoltato non posso neanche ripetere, hai detto XYZ, ho capito bene, e io aggiungerei
E io penso questo. Non ma, no, però, non sono d'accordo. Non viene. Questo è il carisma. Perché magari quello che io aggiungo è tutto il contrario, quello che ha detto. Però non dico però, ma no, non è vero. Io penso che... Hai detto XY, ho capito bene? Io penso che... Cioè, è tutta un'altra cosa, A lei, per esempio, quando fa un'intervista, sì. Queste problematiche le incontra, usa qualche tecnica, qualche tattica, non so, qualche... Cioè, se l'interlocutore non si apre, un po' distratto, un po' ma un concludente anche, posso... lo deve stimolare, immagino. Sì, sì. Per esempio... Posso rivelarvi qualche trick, tanto c'è anche già nel libro che poi vedremo prossimo. All'inizio fare dire tre sì, che l'altro risponde o mentalmente o verbalmente, tre sì, no? Oggi siamo qua alla lezione di comunicazione e successo. Sì, vero, questo è un fatto. E scopriremo tante cose interessanti, questo non è detto, però... E poi quindi lascerò spazio, è vero che siete interessati molto a questo argomento, se non sareste qui, e l'altro dice sì. Comunque far pensare o dire i tre sì all'inizio, e questo apre molto certamente, sì, e quindi tutto il resto la persona, vabbè, poi naturalmente valuta, presume che sia vero, no? Oppure sì perché. No, perché sì, perché è motivo, come avevamo già detto durante la parte teorica, no? Il perché aiuta molto. Ti presento questo progetto perché, oppure perché, cioè il perché è importantissimo, fondamentale, no? Posso chiederle una cosa? Prego. Che non è una domanda politica, è una domanda di comunicazione. Ma cosa ne pensa della comunicazione di Biden in generale e anche in questo frangente? I politici di solito hanno dei dialogue coach, cioè le persone che scrivono, aiutano a scrivere i discorsi molte volte. Ricordo quello di Kennedy, no? Non l'ha scritto lui, però ha detto non pensare a quello che il tuo paese può fare per te, quello che tu puoi fare per il tuo paese. Queste sono un po' shadow, nell'ombra. Poi ci vuole un carisma di comunicativa, di facciale, di energia, e quindi senza sbilanciarmi troppo direi che è molto diverso dall'ex presidente Trump, direi. Beh, questo l'hanno notato tutti, è un fatto. Forse quindi, non ha alle spalle dei bravi coach. Dei coach, ma poi, sì, ma poi anche di comunicazione bisognerebbe, cioè... Poi, la verb di una persona, e non c'entra dall'età, perché poi alla fine di differenza di età, per esempio, dell'ex presidente, visto che parliamo degli ultimi due, quello in carica e il precedente, non è tanto, sono 4 anni se non sbaglio, ma cioè, la vera. Beh, allora, visto che ci siamo, le chiedo invece sulla comunicazione del presidente della Russia. Qui adesso mi mettete in situazione, no, anche bene. Perché io due non lo vedete, ma poi nella registrazione ci ho detto la bandiera ucraina. Io ero emozionatissimo quando ho sentito il discorso del presidente Zelensky alla comunità europea, io piangevo, e se non sbaglio anche qualcuno dei presenti, tipo la Ursula von der Leyen, secondo me era commossa, era di una... Oltre a vivere una situazione pazzesca, ma è anche un uomo che sa comunicare un sacco. Beh, sa comunicare anche perché era poi anche il suo lavoro, perché è un attore, ex attore. Come lo era Reagan, anche Volodymyr Zelensky era un attore, un ex attore, no? E quindi già è più una persona, già impara molto più a comunicare in maniera carismatica e positiva. Per quanto riguarda il presidente Putin, il carisma non vuol dire necessariamente dire cose belle e fare cose belle.
è saper trascinare e saper convincere delle masse. Anche Hitler aveva un carisma per il male. Il carisma non è necessariamente una capacità comunicativa e saper trascinare, se no non gli sarebbero andati dietro in maniera scellerata, tante cose di tante. Quindi la capacità di comunicare può essere usata per il bene e per il male. Ci sono persone che sanno comunicare, poi bisogna vedere che cosa comunicano e che cosa vogliono. Sì, certo, ha una capacità comunicativa anche il presidente Putin, ma per il male però. Adesso vado nei guai. No, non mi ricordo di averlo mai visto ridere. Come? Non mi ricordo di averlo mai visto ridere, sembra sempre imperturbabile sostanzialmente. Sì, va bene, i comunicati, però lui faceva vedere sempre quanto era sportivo, a quell'età, tuttora, che è sempre a cavallo, in palestra, ci sono questi filmati, no? Che danno un'immagine sempre del macho, no? Cioè, questa fa parte della strategia di comunicazione, no? Anche. Sempre in forma, faccio vedere queste cose, paracadutismo, cioè, questo dà un'immagine, per esempio, nell'immaginario popolare, poi bisogna vedere che uno poi che cosa fa e che cosa dice in effetti, ma dà un'immagine, no? Ma ci sono persone esperte nel curare l'immagine, no? E curare anche quello che uno dice, come lo dice. E invece chi non ha tutte queste risorse comunque si può imparare in maniera essere più carismatici, più insomma, un po' di entusiasmo. Certamente l'entusiasmo si spera per il bene, perché entusiasmo in realtà dal greco vorrebbe dire che io sono Dio dentro di me, no? Enteos, no? Teos è Dio, no? Deriva, c'è dentro la parola Dio nell'entusiasmo. Deve essere qualche cosa per il bene. Vi ricordate l'altra volta? Era la scorsa settimana, no, due settimane fa, l'ultima lezione, abbiamo parlato della differenza tra la seduzione e il fascino. Il seduttore è colui che porta a sé, ma non è detto che sia per il bene. Tanto vale che San Giovanni, e c'è sempre la mia deformazione professionale di religione e società, parla: ecco il seduttore, l'anticristo. Seduttore, non parla: ecco il fascinoso. Il fascino è autentico, è qualcosa sempre per il bene. Il seduttore, bisogna vedere che cosa vuole poi questo seduttore. Ma questo è un po' giocare con le parole, no? Sedurre. Fascino invece è qualcosa di carismatico e dovrebbe essere per il bene, affascinante. Cioè, mi ha affascinato quel discorso, mi ha emozionato, abbiamo detto con Elisabetta, perché un discorso se lo ricorda, se prima non emozioni non funzioni, ecco se lo dico in rima così uno se lo ricorda la rima, se non emozioni non funziona, devi emozionare e poi uno poi passa al cervello razionale e ragiona, ma prima emoziona, tant'è vero che purtroppo possono emozionare anche le persone cattive, far immaginare poi cose, poi uno ci ragiona, ma la base è emozionare, sempre, comunque, si spera per il bene, no? Ma comunque, cioè, io posso ricevere un input, emozione, anche da persona che è negativa, perché sta dicendo quello che sta dicendo, ma anche le cose, lo sta dicendo in un modo che è emozionante e io lo percepisco. Quindi bisogna stare, è meglio che impariamo noi a comunicare in modo emozionante perché siamo brave persone, perché ci sono persone cattive che sanno emozionare già perché sono specialiste in queste, e non va bene, no? E è meglio che, ancora l'ho detto tante volte, è meglio che abbiamo successo noi che siamo brave persone, è meglio che emozioniamo noi che siamo brave persone, è meglio che ci arricchiamo noi che siamo brave persone. Perché poi le cattive persone se emozionano, affascinano, si arricchiscono, sono guai. E quindi è meglio che lo facciamo noi, queste cose, no? È meglio che abbiamo prosperità noi, è tutto successo noi, soldi noi, che altri, no? Cattivi, che hanno problemi mentali, magari. Adesso mi fermo qui perché poi non posso più uscire di casa. Grazie. Grazie, ci vediamo la prossima settimana.
Grazie. Grazie. Ricordate che il 10 di marzo abbiamo Religione e Società, parleremo già della donna nelle religioni, perché anche se sono due giorni di ritardo, così facciamo un onore anche, ditelo anche agli altri. E noi invece riprendiamo Comunicazione e Successo il 17 marzo, due giorni dopo il mio compleanno. Non vi dico qua, no, tanto poi ci ecco. Arrivederci, grazie, buona serata. Buonasera a tutti, buona giornata.